Allora, la Feria della Castagna anche quest'anno ha riunito tutte le persone fuori sede e tutti gli emigranti di tutta questa vallata. Come avete visto, tanti colori, tanta bella gente, il pienone. Anche quest'anno è stato un successo. Questo cosa vuol dire? Che la gente vorrebbe rimanere, però non ci sono, diciamo, i presupposti per farlo, la mancanza di lavoro. E adesso ve lo spiego con questa canzone, che è stata scritta da un ragazzo del luogo e che è stata cantata dal gruppo folcloristico di Cardeto in tanti, tantissimi anni e in tantissime piazze. Scendio la trasira la ciumara e si leva una casa d'armacera, un scecco e quattro peli di livara, la son ricchezza di una vita intera. Ora chi ci non immagina noi mulini, la gente non semena più un grano, così io a Milano e qui a Torino, e qui partiva ancora più lontano. Ora chi ci non immagina noi mulini, la gente non semena più un grano, così a Milano e qua a Torino, ecco partivo ancora più lontano. A unditi, tornati a vedo, punti pigliati, voi non sapete, voi non credete, che siete genti desiderati. Di Cardeto, vero? Sì. Quindi questa sera c'è la Sagra della Castagna. Come tutte gli... Ma a Cardeto si vive bene? Come si vive a Cardeto? Si vive bene. Si vive bene. Naturale. Lei che cosa ha fatto nella sua vita? Cioè, che lavoro ha fatto? Prima facevo lavori da campagna, poi assistente alle persone anziane. Oggi è... In pensione. Quindi lei ricorda i vecchi ricordi di Cardeto? Ci sono. Quando c'era la fame? Al 43 certo che c'era la fame, da piccola sì. Ma perché tutti vengono a Cardeto a degustare i salumi, i salumi, le castagne, perché sono cose naturali, non sono cose speciali, sono cose naturali. Ecco, una volta cosa si mangiava, ecco, nelle famiglie? Nelle famiglie, fagiole, patate. Mettevamo la verdura lì dentro, un pezzo di roba di maiale, noi chiamavamo scorcite, lardo, una cosa così. Tutta roba che avevate voi? Tutto, che mangiamo uova, il vino e tiriamo avanti così. Era meglio prima o è meglio ora, signora? Meglio prima. Sto bene, no, prima? Meglio prima, perché eravamo più unite, più sincere, più cose naturali, meglio prima per me. Come uno storico qua di Cardeto, ecco, tradizione, cultura, cibo, in questa cittadina di poca abitanti, vuol dire c'è tutto, non manca niente. Ma Cardeto vive di tradizioni popolari, nel cibo, nel ballo, nel suono, è un po' spazia, e soprattutto nel folklore e nel cibo. Qua abbiamo la pizzeria e il ristorante su Pressutta, che puoi gustare i prodotti tipici, carni di crapa, lo dico in dialetto, carni di crapa, maccarroni con carni di crapa. E poi subito dopo una bella ballata, una bella cardoleta, come si diciamo noi, e passa la serata in allegria, in spensieratezza e soprattutto in compagnia, ecco. Ecco, Cardeto, amante dei regini, ecco, il regino viene qui, non manca occasione per essere presente. Sì, ma diciamo che c'è stato sempre questo connubio con Reggio Calabria, questa amicizia con Reggio Calabria, già dai tempi della guerra, mi diceva mio padre, mia mamma, che i cittadini di Reggio durante i bombardamenti salivano qua, portavano alcune cose, si prendevano castagne, patate, perché Cardeto produceva molte castagne, era pieno di castagneti Cardeto. Certo, oggi purtroppo a causa degli incendi quasi siamo ridotti all'osso, ecco. Sì, sì. Ecco, la lavorazione fatta come una volta, colti col carbone. Come da tradizione nostra, con scrupolo,
li facciamo come una volta, proprio il vecchio metodo, carbone, fuoco lento. Okay, adesso sono le 4:30 quasi, quanto è che è dalle 10 di stamattina che sono ancora, in pentola, ma fra 3 ore dovrebbero essere pronte, sì. Sì. Tra le castagne, gustare un po' panino, delle fritte, sì. Per Caffè Roast c'è anche un verso per poterle girare, o no? No, non c'è. Qual è il segreto? Ecco, non farle bruciare. Un po' di sale per... e basta. E un po' di attenzione. E anche il legno, incide, no? Il legno tranquillo, no? Per il legno. Quindi intanto il prodotto è di qua, di sì, locale, tutto locale. Tutto locale, quindi. Sì. Ecco, quanti ne faremo questa sera qui per la sagra? Speriamo. Saranno... quanti chili ne faremo? Quanti quintali? Intorno ai 15, dai 15 in su. Solo questa postazione? No, dipende. Questa ci abbiamo due. Siamo una qua e una... Ogni anno. Sempre. Ormai è una sua tradizione questa? Da 4 anni. Ormai è da 4 anni che cerchiamo di rallegrare il paese. Siamo alla 23ª sagra della castagna. È un evento che ormai è molto atteso qua in paese, quindi... ci aspettiamo tantissima gente, è da stamattina anzi che sta arrivando gente e noi come ristoratori abbiamo proposto naturalmente un menù a base di castagne, quindi troverete le castagne nell'antipasto, i maccheroni li abbiamo fatti impastati a mano con la farina di castagna e farina di grano antico. Con che sugo? Allora noi oggi stiamo proponendo il sugo di maiale, il grasso e magro, perché essendo un sugo bello corposo, rosso, con i maccheroni che sono un pochettino più scuri, che essendo con la farina di castagna si sposano benissimo. Bene, e invece gli antipastini stuzzichiamo un pochino chi ci segue da casa. Gli antipastini, a parte i salumi e i formaggi che sono una specialità del nostro paese, abbiamo puntato anche qua con delle bruschettine con la farina di castagne, abbiamo fatto delle tortiere con zucchine e castagne, abbiamo messo un po', diciamo, le castagne un po' in tutte le nostre pietanze, quindi... un bel menù da preparare che proporremo ancora per altri 8 giorni, dopodiché naturalmente con le castagne è un prodotto molto stagionale, quindi ci fermeremo. E non mancherà anche il panino con la salsiccia? Certo, il panino con la salsiccia, il panino con le frittole, come dicevo prima i salumi qua nel nostro paese sono molto importanti, quindi puntiamo molto sui prodotti che lavoriamo col maiale. E quindi le tradizioni. Perfetto, tra poco c'era anche tanta musica, quindi musica, divertimento. Sagra della Castagna, ancora una volta un grande successo, Sindaco. Sì, assolutamente, sono contentissima, le persone ancora continuano ad arrivare, è stata anche quest'anno ancora più partecipata, l'organizzazione è stata impeccabile, siamo contenti tutti che è veramente a Cardeto, e Cardeto è stata visitata da migliaia di visitatori. La Sagra della Castagna ancora oggi è una conferma, è un valore aggiunto per valorizzare il nostro territorio.